visitare le esposizioni organizzate dalla grafica di Via Sette Dolori a Matera è sempre un percorso fisico oltre che emozionale. Discendere lentamente tra le viscere dei sassi e percorrere i cunicoli del laboratorio di grafica prima e dei locali espositivi del distretto del mobile imbottito poi costituisce il necessario preludio per entrare nelle fibre dei fogli calcografici e coglierne i significati, i dettagli esecutivi e sentire il pulsare vitale della mano dell'artista. Preludio quanto mai necessario per i fogli in esposizione del maestro polacco Krzysztof Skorczewski, noto sulla scena artistica mondiale. Le sue opere sono nelle principali collezioni d'arte europee e statunitensi, come il MoMA di New York, la National Gallery di Washington, la Municipale Albertina di Vienna. Per le sue opere a bulino, tecnica a cui si dedica senza soluzione di continuità da più di 40 anni. Io sono Krzysztof Skorczewski. Io sono incisore, faccio bulino. Bulino è molto alta tecnica grafica. La tecnica è vecchia, la tecnica ha 600 anni. 600 anni. Grandi artisti bulinisti che Dürer, Mantegna, grande artista italiano. Il bulino è la regina delle tecniche incisorie, la più antica tecnica diretta utilizzata già in ambito orafo nella prima metà del 400, prima nel nord Europa, poi anche in Italia, in particolare nell'area toscana. Il suo largo impiego nella stampa cinquecentesca è stato pian piano soppiantato dalla diffusione dell'acquaforte. Il nome della tecnica si identifica con quello dello strumento utilizzato, simile a uno scalpello di piccole dimensioni a sezione triangolare che intaglia la lastra, asportandone totalmente il metallo. In questo modo il bulino definisce un segno netto e pulito. L'elevata resa in termini di precisione fa degli artisti che utilizzano questo strumento veri e propri virtuosi di elevata maestria, capaci di riprodurre fedelmente le più svariate texture presenti in natura con la sola pressione della mano. Skorczewski, essendo cresciuto nella scuola di Cracovia che negli anni 60 prediligeva soprattutto rigore, concentrazione e tecnicismo, quindi lui è un ottimo bulinista, molto rigoroso, e a questo ci ha aggiunto anche la attentissima osservazione. Oltre al fatto che per poter rappresentare con tecnica così raffinata un certo mondo, occorre una grande concentrazione. Quindi lui possiede tutte queste qualità e di conseguenza le sue opere non sono soltanto frutto di virtuosismo tecnico, ma sono anche di grande creatività artistica, perché lui un po' le opere che ha portato qui a Matera sono quasi tutte opere prodotte dalla sua mente dopo aver fatto dei viaggi, e quindi ha travisato la realtà facendone una sua e conservando la peculiarità essenziale di quella realtà a cui lui si riferisce. E quindi per esempio il Duomo di Milano, per esempio le opere riprodotte sulla una delle stanze di Raffaello del Vaticano, sono tutti quanti ricordi che lui poi ha fatto suoi e le ha trasformate, anche il Vaticano stesso, la chiesa del Vaticano che ha tolto un po' tutto quello che c'è nella piazza, no? E quindi ha dato questo spazio metafisico alle sue opere.
La stimata abilità esecutiva dei Bulini di Scorceschi rapiscono a colpo d'occhio anche il più casuale degli avventori, la cui sosta nei locali espositivi di Via Sette Dolori si fa lentamente più meditata grazie al fascino esercitato dal susseguirsi rapido dei circa 30 fogli in mostra. Le opere sembrano legarsi una all'altra, come se l'inconfondibile segno del maestro bulinista, sottile ma netto, fuoriesca da ogni singola cornice a legare gli spazi vuoti tra le opere, tra interno ed esterno, tra le cavità del sasso barisano e i pieni delle architetture incise, tra i vuoti della mente e i neri delle trame ortogonali. D'altra parte, questo è il modus operandi del maestro Scorceschi, nella cui copiosa produzione, il cui corpus ammonta a circa 300 lastre, trasporta luoghi e sensazioni personali con precisione topografica. Questo Bulino è titolo Torre Italiana. Questo è anche simbolo perché qui ci sono paesaggio italiano, tipico italiano. È una cosa architettura che per me sono un po' italiane. Un pezzettino in Roma, qui è anche tipico architettura per paesaggio italiano, per intorni. Imponenti architetture si innalzano su precarie fondamenta, esili e traballanti, la cui leggerezza è resa da tenui variazioni di grigi che infondono una straniante sensazione di calmo movimento, che di fatto poco lasciano trasparire della forza fisica impressa al metallo, richiesta da questa tecnica. Accoglienti nidi d'uccello sono costruiti filo dopo filo, ramo dopo ramo, conducendo l'occhio del visitatore nel vorticoso sentiero esecutivo percorso dalla mano del maestro. In un trasporto immaginario si riesce quasi a vedere il becco di una rondine scalfire le trame della carta per incidere con insolita perizia quel grembo di paglia che accoglierà la futura prole. Fiori, zolle e conchiglie ordinatamente fissate sulla lastra di rame da trame di segni meditatamente dosati sorprendono il visitatore, finora ancorato in una muta dimensione tellurica, e lo trasportano in un ambiente piuttosto simile a un museo di storia naturale. Dall'ordinata raccolta di queste nature morte moderne, ora provinciali, ora toscane, Scorceschi elimina il tradizionale immobilismo seicentesco, celando all'occhio più frettoloso il pulsare della vita, mimetizzato ora in un profilo umano, ora in uno sguardo, ora in un guizzo di un tubero che si ribella all'ordine della composizione floreale. Sebbene parte della critica attribuisca a tale varietà iconografica una valenza visionaria, talvolta addirittura surreale, il maestro polacco riporta nella sua quarantennale produzione bulinista le cronache del più straordinario dei viaggi incompiuti, la vita. È proprio in questi termini che l'artista si è espresso lo scorso 12 settembre, valutando il pubblico di amatori presente all'inaugurazione della mostra dedicata ai suoi bulini, ovvero del workshop da lui stesso tenuto, nello studio laboratorio della grafica di Via Sette Dolori. Bulino è adesso una tecnica mia vita. Io non simbolista. Perché questo che faccio è
Forse è il mio simbolo privato, ma questo è importante che io faccio una forma. Questa forma è simbolica. Paesaggio e anche città urbino, città Matera, Roma, Italia bel paese, per me è molto importante. Questa trasparente dichiarazione poetica, dove la memoria diviene l'energia che muove il segno, tuttavia si aggiunge l'inevitabile confronto con la tradizione artistica e i suoi più grandi maestri. Se questa produzione incisoria è da considerarsi una cronaca, si è dunque dinanzi a un viaggio a tappe non sempre lineari, segnate ora dai ricordi personali, ora da una memoria storica, fisicamente vissuta nell'esercizio visivo di grandi opere della storia dell'arte. Ecco spuntare piumati grilli boschiani, con il volto dello stesso artista, madonne raffaelliane, architetture rinascimentali come il Palazzo Ducale di Urbino o la matematica composizione ad archi della Scuola di Atene dei Palazzi Vaticani. Dettagli questi che, disseminati qui e là, riportano lo spettatore più attento a una dimensione di verosimiglianza e allo stesso tempo collocano le opere all'interno di coordinate storico-geografiche che rifuggono dall'etichetta fantastica o surrealistica. Come lo stesso Scorceschi si è espresso, la dimensione del tempo e quello della memoria si sovrappongono a quella del sogno fino a confondersi in una fusione di finito e non finito, la cui rappresentazione allegorica è nelle svettanti torri di Babele, che nulla hanno a che vedere con quelle brulicanti della tradizione storico-artistica. Non si è dinanzi a una realtà apocalittica che investe l'intera umanità. Le costruzioni grafiche del maestro polacco, siano esse grandi architetture o piccoli nidi, ne restituiscono le personali visioni, frutto di lunghe e meditate riflessioni, che nella forza esecutiva del Bulino trovano il coraggio di esprimersi. È proprio nel binomio forza e leggerezza che è possibile racchiudere la personalità artistica di Krzysztof Skorceski, che con la stessa manualità erige e demolisce in certe cattedrali di legno i robusti nidi di rondine sotto l'impetuoso vento delle emozioni e dei ricordi. Matera è importante per me, perché Matera mi ispira. Matera è città, il sogno. Matera è città simbolica. Io penso che questo progetto per mio lavoro. Scorceschi per noi è stata una grande indovinata, insomma, averlo portato qui a Matera, anche perché si collega moltissimo con il concetto nostro della calcografia, quello del rigore, della pazienza e dei tempi che non devono essere tempi rapidi ma tempi molto meditati. Quindi lui si collega moltissimo e noi siamo rimasti contenti per questo suo condurre avanti un corso con artisti e non che non avevano fatto mai il Bulino o che avevano una concezione di Bulino tutto particolare. Quindi lui ci ha riportati un po' indietro per quanto riguarda l'uso del Bulino, non dico alla maniera di Dürer,
perché il Bulinidur era piuttosto freddo, insomma. Invece qui c'è molto varietà di toni, di grigi, e che quindi a noi serviranno moltissimo per il prosieguo del nostro lavoro. L'esposizione, inaugurata in concomitanza del corso intensivo di Bulino, è visitabile presso i locali del distretto del mobile imbottito di Matera, in via Sette Dolori, fino al 21 ottobre.